Le punte delle nostre dita si toccano per un attimo. L'eco di quel contatto mi si riverbera nell'inguine. Ciao a tutti, sono Iki e oggi la recensione che tutti aspettavate, cioè spero di no, quella di Grey di E.L. James, famosissima per la trilogia che ha sbancato, cioè 50 sfumature di grigio. Per chi non lo sapesse, Grey è 50 sfumature di grigio dal punto di vista del caro Christian Grey. Allora, senza che vi sto a ripetere la trama, perché ormai la sanno pure i sassi, dico soltanto che questo libro è ancora peggio di 50 sfumature di grigio, cioè, e questo perché il punto di vista di Christian Grey è qualcosa di aberrante. Allora, a parte che è proprio 50 sfumature di grigio, cioè le frasi, i discorsi, cioè tutto è la trasposizione paro paro di quello che era 50 sfumature di grigio, solo che c'è aggiunta qualche frase in più perché fa vedere il punto di vista, quello che pensa lo psicopatico in questione. Però è proprio identico, io dico, anche se fai la stessa storia da un altro punto di vista, cioè cambialo un po', è uguale. E io dico, no, sapevamo tutti che Christian era uno psicopatico, che aveva un sacco di problemi mentali, che era uno stalker, che insomma aveva molte cose che non andavano, ma qui emergono tantissimo, cioè se in 50 sfumature Christian Grey poteva comunque avere un suo fascino, poteva avere un qualcosa, non lo so, cioè a me non è mai piaciuto, però insomma, se non gli entri nella testa, così a guardarlo, essendo anche un bel ragazzo, probabilmente può anche piacere, ma entrargli nella testa è qualcosa di pauroso, cioè dovrebbe esserci il bollino rosso prima di aprire questo libro. Allora, a parte che è un idiota, allora fa dei ragionamenti di un 14enne eccitato, perennemente citato. Allora, un 2x3 non fa altro che dire che sente il pene che preme, che vuole sbattere Anastasia da qualche parte, cioè lo sapevamo anche nell'altro libro che lo facevano un 2x3, però sentire che, cioè, lui pensa sempre quello è allucinante, perché poi dovrebbe essere un uomo, cioè dovrebbe avere un suo perché, dovrebbe essere un uomo maturo. No, un 14enne perennemente eccitato. Come la frase dell'intro, cioè, mi ha tipo proprio... era il top del top. Cioè, che loro si sono sfiorati le dita e lui, e questo tocco gli si riverbera nell'inguine. Cioè, perché? Cioè, spiegatemelo voi! Cioè, non ha senso. Come non ha senso il fatto che quando lui la abbraccia per la prima volta, tipo, lei sta quasi per svenire, cioè, vabbè, questa sembra quasi la scena di Twilight, però vabbè. E poi, come Anastasia aveva la dea anteriore, che praticamente era un suo alter ego che esultava in continuazione quando baciava Christian Grey, o Christian Grey le metteva un dito da qualche parte, c'era questa sua dea anteriore che ballava il flamenco o qualcosa del genere, già era ridicolo di per sé. Qui invece Grey ha il suo pene, perché qualunque cosa succede, il mio pene gradisce, il mio pene apprezza, cioè lui ha il suo pene, non ha la dea anteriore, lui ha il suo pene. Vabbè, un'altra cosa allucinante è che quando lui la fa venire, riesce a farle avere un orgasmo, non fa altro che dire mentalmente sì, col punto esclamativo, no? Sì!
Però non ho capito, cioè le fai avere un orgasmo e tu esulti tipo, cioè come se avessi fatto gol, cioè perché? Non riesco a capire, questa cosa fa ridere, cioè quando dicevo le scene erotiche faceva sì, mi porta sì, non so, cioè fa ridere ragazzi. Comunque voglio dirvi che non l'ho letto tutto, sono arrivata circa neanche a metà perché la storia è quella che conosciamo. Quindi anche cioè io per esempio la trilogia di 50 sfumature me la sono letta tutta, perché anche se era quello che era, però comunque magari c'è la curiosità di sapere come va. Cioè qui già sapevo come andava, fa schifo perché è scritto da schifo come gli altri, e in più dal punto di vista di lei fa ancora più schifo, perché poi Christian Grey, cioè te lo smonta proprio questo libro Christian Grey. Vi ho detto, già era uno stalker psicopatico, ma qui proprio, cioè non può esistere una persona del genere con questi pensieri, cioè pensa sempre al sesso, cioè tutti i secondi, è terribile. E poi ha delle reazioni da 14enne, ha delle reazioni da adolescente, non lo so, tipo si squadra con l'amico di lei per rivendicare in silenzio il possesso di lei, cioè già che bella cosa. E tipo appena lui dice all'amico di lei chi è, io sono Christian Grey, quello rimane un po' intimidito e lui mentalmente pensa che figo essere me, di che epoca è, che figo essere me, poi cioè non è proprio elegante, non è proprio da signore come lui dovrebbe essere, no? E poi non fa che esprimersi in modo proprio antico, tipo ehi piccola, oh che figo, cioè non lo so, si esprime in un modo che neanche Fonzie di Happy Days, cioè ogni volta sta sempre lì a ripetere oh sì vai così piccola o qualcosa del genere, no? Ma con questo piccola finale, cioè, ma perché? Non lo so, si esprime in un modo così comunque, cioè non sembra proprio attuale. Comunque ragazzi non c'è nient'altro da dire, cioè dopo che vi ho detto che sia, cioè anche a chi è piaciuto 50 sfumature, ragazzi non ve lo leggete questo, perché Grey vi si smonterà, cioè sembra un adolescente frustrato, cioè così, ma cioè ve lo giuro. E poi cioè vi si smonta totalmente quel minimo di stima che potevate avere per il personaggio, oppure per il modo in cui si esprime, ma poi quando parla con lei, non lo so. Comunque ci sono dei picchi allucinanti in questo libro. Io ne sconsiglio la lettura assolutamente, proprio anche, ma penso anche a chi è piaciuto 50 sfumature, perché fa schifo. Da qualche parte ho letto che qualcuno ha detto è ancora meglio di 50 sfumature. Dove è più bello? Non lo so, non può essere. Allora, cioè, questo libro non può essere apprezzato da qualunque lato lo si guardi, non ha senso, e io tremo al pensiero che faranno anche Grey 2 e Grey 3, cioè perché ovviamente. E poi ragazzi, allora, all'inizio, dove c'è il titolo, c'è scritto traduzione di Teresa Albanese, Eloisa Banfi, Chiara Borello, Federica Garlaschelli. Allora io ho letto tanti libri in vita mia, proprio tanti. E la traduzione è sempre stata fatta da una persona. Cioè perché per questo libro di cacca ci sono volute una, due, tre, quattro persone per tradurlo? Cioè perché? Perché poi facevano le orge? Cioè non lo so. Poi nella dedica iniziale ai lettori c'è scritto questo libro è dedicato a tutti voi, bla bla bla. Quei lettori che lo volevano, puntini puntini. Lo volevano, puntini puntini. Lo volevano, puntino. Perché qualcuno doveva volerlo? Perché mi dispiace essere fan, ma io non ce la posso fare, cioè non ce la posso fare, avevo i brividi a leggere questo libro, un po' ridevo e un po' avevo i brividi. Mm. 125 milioni di persone lo stavano aspettando, cioè Maria, io esco. Come vi ho detto non sono riuscita a finirlo, mi dispiace. La prova
del degrado dell'umanità. Non so se neanche se dirvi, spero che questa recensione vi sia piaciuta, perché non era una recensione, era l'espressione del mio disprezzo, del mio disgusto, del, non lo so, le braccia per terra. Spero che la prossima recensione sarà di un libro migliore, anzi già so quale sarà, non ve lo dico, ma già lo so, quindi ovvio che sarà migliore. Mi sono ributtata su Errance perché dopo questa roba mi sono ributtata su Errance, avevo proprio bisogno dell'opposto totale. E c'è anche scritto che stanno facendo gli altri due film, 50 sfumature di nero e di rosso. Non lo so, guardate. E comunque voglio ricordare a tutti che non l'ho comprato ipocritamente si dice, per farci la recensione, ma non mi piace e ci sputo veleno sopra, fango sopra, insomma. No, non l'ho comprato, me lo sono semplicemente fatto per stare, perché volevo leggerlo e farci la recensione. Calcolate che ad Halloween ho fatto la festa, ho partecipato ad una festa in maschera a casa dell'amica che mi ha prestato questo, e lei ha anche gli altri, praticamente con tutti gli invitati ci siamo messi sul tardi, ognuno prendeva a caso una frase e la leggeva, e così faceva un altro e così faceva un altro, ed è la cosa più horror che abbiamo fatto, proprio perfetto per la festa di Halloween, per farvi capire. E praticamente leggendo le frasi, c'era sia questo che gli altri libri della trilogia, praticamente sembrava un unico libro, cioè non aveva senso, cioè non riuscivi a distinguere niente, anche il punto di vista di lei e di lui, cioè sembrava un unico libro, non sembrava ci fosse una differenza di punto di vista, cioè per farvi capire la demenza, il livello, cioè, della roba scritta in questo libro, un piccolo aneddoto. Comunque ragazzi, finiamola qui. Basta, cioè parlare di questa roba, basta, perché cioè, non è possibile. Ho fatto sull'altro mio canale, quello di cucina, come sempre vi lascio il link qui e nel box informazioni per accedervi, ho fatto un video tag che riguarda i libri, diciamo, si chiama Il libro risponde, proprio utilizzando questo libro, prendendo a caso, ho risposto a delle domande che già che mi erano state date, cioè quelle del tag, e è abbastanza ridicolo, perciò se volete andarlo a vedere vi lascio il link qui in descrizione, come vi ho detto vi lascio il link un po' dappertutto, e andate a vedere questo video, visto che tratta di libri, però l'ho fatto nell'altro canale perché ero stata taggata sull'altro canale. Ok, un bacione e al prossimo video. Ciao ciao!